Si chiama Truffe No Grazie, il progetto rivolto agli over 65 della città di Pescara, promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Pescara, finanziato dal Ministero dell'Interno e realizzato in collaborazione con l'associazione Domenico Allegrino, DV, e le ACLI di Pescara. Punta a realizzare una rete di protezione e sicurezza intorno agli over 65 per renderli meno vulnerabili alle truffe, a sollecitare il coinvolgimento e la partecipazione della cittadinanza e a rendere gli stessi anziani consapevoli e protagonisti attivi, attenuando la condizione di solitudine che spesso avvantaggia gli esecutori dei raggiri. Dottoressa Allegrino, fondamentale la prevenzione, no? Sì, assolutamente. Questa infatti è una giornata, una delle tante occasioni che avremo nell'ambito del progetto Truffe No Grazie per poter mettere allerta, per poter dare informazioni e anche per svolgere attività di formazione degli over 65, ma anche dell'intera cittadinanza. Io ricordo questa situazione di questa signora a cui avevano rubato le fedi. C'è bisogno di un supporto più psicologico che legale, perché magari la fede ha un valore economico basso, ma un valore affettivo altissimo in quel contesto lasciato dal marito deceduto. Ecco perché creare una rete di protezione, ma anche di sicurezza. Rete, bravissimo, rete di protezione, sicurezza. Noi andremo poi ai nostri centri sociali, abbiamo circa 1.000, i nostri centri sociali per anziani vedono coinvolte oltre 1.000 nonnini che fanno tantissime nostre attività, quindi andremo sia nei nostri centri sociali, ma anche nei luoghi di aggregazione, e a questo praticamente daremo, ti ripeto, sia una funzione preventiva che una funzione di assistenza. A disposizione naturalmente il numero verde gratuito 800 96 22 37 contro le truffe agli anziani, ma anche gli sportelli SOS Truffa nei centri di aggregazione dal 10 luglio, ore 9:30-12, lunedì in via di Sotto 8/12, martedì in via Stradonetto 73, mercoledì via Nazionale Adriatica Nord 486, giovedì via Cesano 5, centro Monsignor Britti. Dottoressa Ranghelli, l'unione fa la forza, potremmo dire così. Assolutamente sì, siamo in un periodo, anche il periodo estivo, è uno dei periodi purtroppo più attenzionati, dove gli anziani devono essere vigilati perché le truffe aumentano, soprattutto quelle telefoniche. Sappiamo da una recente indagine, Pescara è tra le città che ha questa piaga alquanto sentita.